Eccoci qua. Ciao Buonasera. Eccoci qua, a ciao a tutti, tutti. ciao a tutti. Mi sentite Allora, abbastanza bene? sì, io ti noi ti sento bene, sentiamo. ci sentiamo tutti bene. Buonasera a tutti. Esatto. Buon Natale, visto che prima di Natale non ci siamo visti, ma è già Auguri. Santo Stefano, ma facciamo gli auguri di Buon Natale a tutti i fans della vera squadra. E questa sera abbiamo un gradito ospite che ci è venuto Grazie. nuovamente a trovare, ovvero Raffaele Imparato. Un Sì, applauso! sono cambiate Bentornato! un po' di cose dall'ultima volta, nel senso che Sì, qualche giorno fa c'è mi stata l'ultima puntata. ha raccontato, Elsa, mi ha raccontato, perché io sarò brava a fare la regia, ma su un posto al sole sono un po' carente, però Enza mi ha già spiegato tutto e quindi sono pronta anch'io. È aggiornata, Sono l'abbiamo aggiornata. istruita per bene. Decisamente. Sì, il mio personaggio è uscito, è uscito con un matrimonio nato al telefono e quindi vissero Sì. tutti felici e contenti. Sì, Cioè, purtroppo, per ai il tempi del Covid Covid. abbiamo dovuto, sì, Ai tempi del girare Covid la ci si scena al sposa pure telefono. al telefono, ma è stata che roba. Sì, però questa cosa probabilmente la renderà ancora più memorabile, speriamo. Mamma, che È stata strano, sì. una proposta di matrimonio alternativa, dai. Se non Ma ci fosse pensa. stato Covid, non Sì. avremmo avuto questa scena, vedi? Cioè, No, girata in questa infatti, maniera. che strano. Anche se a Ma dire che roba. verità ci ha fatto un po' preoccupare, che Ugo era entrato a, ca cioè, entrato a casa di Nico, tutto disperato, che era stato lasciato dalla ragazza, e poi alla fine si sposano. Sì, Quindi. sono state delle scene che gradualmente diventavano sempre più surreali, spesso un po' sta al sole per alleggerire, racconta queste parentesi un po' strane, un po' È sopra vero. le righe, un Beh, po' da anche è bello sitcom. poi di un posto al sole, no? È bello anche questo, proprio di un posto Sì, al sole. è così, cioè anziché avere dei personaggi perennemente maschera, perennemente macchietta, tutti i personaggi attraversano delle scene naturalistiche e delle scene invece molto da sitcom, molto sopra le righe. Esatto, sopra le righe, è vero, è vero, Ho è vero, è vero. Anche perché capito. poi, insomma, da spettatrice non mi aspettavo che alla fine si concludesse così con un matrimonio. Cioè, quindi è stato un piccolo colpo di scena piacevole, a questo Sì, punto. loro sono fidanzati da un po' di tempo, però non se n'era parlato e quindi è stata un po' una cosa inaspettata anche per me, ovviamente, perché un attore magari fa presente delle necessità, io le ho fatte presente a marzo, però non immaginavo che, cioè anche io ero curioso della soluzione di sceneggiatura che trovavano poi. Di come ti avrebbero fatto uscire, quindi c'era questa Sì. Sì, curiosità. Perché quindi perdonami, quindi tu a marzo avevi espresso il desiderio di uscire perché immagino avrai altri progetti e quindi gli autori hanno trovato un modo per farti uscire, giusto? Ho capito bene? in realtà c'è stata un paio di mesi di sosta tra febbraio e marzo per la tesi, Hai la tesi? Ok. e poi ad aprile mi sono laureato e poi abbiamo cominciato a ragionare perché poi, insomma, un posto al sole per i personaggi secondari è comunque un impegno che ti tiene anche mentalmente preso. È un impegno che vede un contratto annuale e quindi comunque uno deve valutare un po' i pro e i contro, perché quando sei studente è tutto grasso che cola, no? Perché tutto quello che fai ti Voglia. serve per pagare le tasse. Quando poi non sei Assolutamente. più studente, o l'impegno di un posto al sole da sporadico diventa più continuativo, oppure bisogna avere il coraggio di lanciarsi in un nuovo mestiere. Ovviamente io ho cominciato a studiare teatro a 15 anni.
Quindi ho vissuto delle esperienze, ho combattuto per questo mestiere per quasi 15 anni, no? Perché adesso ne ho 29. E quindi poi il piano B, che è rappresentato dalla laurea in logopedia, a un certo punto bisogna avere il realismo e la pragmaticità di farlo diventare un piano A. Questo non significa che in assoluto non mi ritroverò davanti a una macchina da presa, però al momento diventerà il mio impegno principale. Ok, quindi diventerà secondario la recitazione, mentre invece diciamo ciò per cui hai studiato diventerà Sì, diciamo il tuo percorso principale. ho bisogno di fare gavetta e quindi quando poi avrò preso dimestichezza, magari avrò il tempo per affacciarmi e riprovare delle cose. Ho capito, ok. Ora devo Pensavo fare fossi gavetta. più giovane. Mi aspettavo fossi più, non so perché, sembri più giovane. È vero, è vero. Sembri veramente più piccolo, Sembri quindi. più giovane, sì. E Quindi prima. Rachele, possiamo anche dire. Oh, scusa, Giusy, No, vai no, no, avanti. perché prima mi ha colpito il fatto del matrimonio al telefono, mi ha un po' stupito. E quindi Sì, ha colpito anche volevo chiederti, me. girare un posto al sole in periodo Covid. Rispetto al periodo normale, quindi tu hai girato sia in periodo normale che in periodo Covid. Immagino ci siano state tante differenze. Come l'hai vissuta, ecco, questo cambiamento nel modo di lavorare sul set? Allora, l'ho vissuta bene perché ho appunto il vantaggio di interpretare un personaggio che di solito non è che sia molto caloroso a livello di contatto. Ci sono dei personaggi un pochettino più materiali, quindi no, Certo. non mi ha richiesto un grosso cambiamento a livello di interpretazione. Un altro lato positivo, vabbè, io sono un attore molto bassino, io sono 1,63 m e recitando con Luca, che è 1,85 Ah, ma è m, così alto, cavoli. sì, avere la possibilità di recitare più lontani, per me è un vantaggio perché riduce l'effetto, capanna Torri Gemella. E quindi io ne ho Furono. tratto un vantaggio, perché Questo altrimenti sono sì. costretto a recitare con la testa così. Ho capito. Ok. Quindi, no, l'unica cosa che appunto è un po' fastidioso provare la scena con la mascherina e toglierla nel momento in cui il regista dà l'azione. Ah, c'è proprio, quindi è un attimo, c'è della serie, togli la mascherina, fai la battuta, tra che la rimetti. Esatto, sì. Ed è un po' brutto perché ovviamente provare la scena con un attore col quale tu non hai provato. Cioè io studio le scene a casa, poi quando arrivi sul set non puoi vedere il volto dell'attore soltanto quando lo stai registrando, perché fino a quel momento lo vedi con la mascherina e quindi non vedi il sorriso, tu fai fatica cioè, quando reciti con la mascherina, cambia un po' la voce, ti senti un po' ostacolato. Ma E anche le quindi poi, espressioni non vedi, non vedi le magari no, ma poi espressioni. ti abitui a farla con la mascherina e poi il regista dall'azione la devi togliere e ci metti un attimo anche perché devi stare attento che magari si vede un po' il contorno della. Segno, Oh, signor. signore. Devi stare attento che se te la nascondi in tasca esce fuori l'elastico dalla tasca. È successo. Ho Quindi stop, capito. Ricominciamo da però capo. il danno più grande è relativo alle scene che invece richiedono una partecipazione emotiva, fisica. Quindi magari una figlia che piange e la madre che rimane lontana è un po' surreale, no? Che non Due persone abbastanza. innamorate che però si guardano soltanto e quindi hanno trovato dei piccoli escamotage fatti Certo, per forza. di immaginazione, Immaginazione. quindi andiamo nell'altra stanza ed è tutto molto così, Certo. però in alcune Beh, scene
Beh, Insomma, c'è sempre stato un meglio questo che problema. niente. Cioè, È dico, sempre meglio meglio questo questo che che niente. niente. Eh, Il concetto è questo, cioè che l'alternativa, anche era proprio perché non poi girare. è stato dimostrato che una persona può risultare negativa a un tampone perché il virus è ancora in fase di incubazione. Quindi magari due attori si baciano perché sono Sì. entrambi negativi, però poi magari il giorno dopo quello risulta positivo. Madonna, che brutto. Mamma È mia. successo, quel problema con la squadra del Genoa, no? Il Quale Genoa ha caso? affrontato il Napoli, il giorno dopo la partita sono risultati quasi tutti positivi. E quando hanno fatto il tampone prima di giocare erano negativi. Certo. Esatto, perché il virus ha bisogno di superare una certa soglia, no? Di quantità. Sì. Poi vabbè, lasciamo stare che nel mondo del calcio, perlomeno, mi è capitato di guardare le partite in questi giorni qua a casa. Non so se tu sei tifoso, mio papà Sì, che è sono tifoso del campano. Napoli. Benissimo, perfetto, ottimo. E quindi ho avuto la bella idea di guardare la partita della Lazio con lui, e l'avessi mai fatto perché diciamo che non è andata benissimo. Stata brutta, brutta. Lasciamo stare. Ed effettivamente i calciatori si comportano come se nulla fosse, cioè anche proprio i Loro, sì, contatti, le infatti. cose. Ho capito che saranno ipercontrollati, però diciamo che loro proprio come se il Covid non ci fosse. Sì. Vabbè, a Sì. parte quello. È vero, sì. Vabbè. Tornando un po' al sole, diciamo che l'uscita del tuo personaggio potrebbe essere anche un arrivederci per come uscito, quindi non si sa mai nel futuro, da qua a qualche Sì, anno, magari diciamo rimani. che appunto la mia scelta è legata alla necessità di fare gavetta come logopedista. Quindi è chiaro che da un punto di vista della scaramanzia è sempre meglio che il personaggio sia andato a Milano che non che sia stato investito da un treno. È Appunto. normale. Però è anche vero che da un punto di vista invece dell'essere stimolati come da un punto di vista artistico sarebbe bello un domani ritornare tra tanti anni a fare un altro personaggio, magari abbastanza diverso da questo, per Sì, quello sì, mostrare agli certo. spettatori delle corde interpretative diverse. Sì, però il fatto, però come dice Enza, il fatto che tu comunque non sia morto, ma sia semplicemente trasferito, nulla toglie che nel fare tipo delle scelte diciamo, di nuove storie più avanti, uno possa dire, ma sai che quasi quasi facciamo tornare Ugo, Sì, giusto? Ugo, il personaggio, il tuo diciamo personaggio, che che ne so, divorzia dalla tipa, che ne so. volendo essere realista, insomma, non credo, nel senso che se per 8 anni l'impegno è stato sporadico, non credo che loro domani mattina o tra un mese si svegliano e No, no, hanno, quello no, quello. dopo 8 anni, hanno un'illuminazione per la quale poi Ugo diventerebbe predominante. È chiaro che però se loro dovessero, per qualunque ragione al mondo, averla questa illuminazione e propormi, una full immersion intensa, di 4 mesi, dato che è un mestiere che amo e dato che fino a 4 mesi fa era il mio piano A, magari lo farei. Però appunto, da un punto di vista organizzativo è meglio fare una full immersion di 6 mesi piuttosto che lavorare per 5 anni in maniera sporadica, perché sei sempre legato a un filo, però poi fai fatica a costruire una progettualità. Ho capito, ho capito. Ok. Quindi in realtà mi stai dicendo che non è che la recitazione, cioè nel senso nel momento in cui tu diciamo, ricevessi un'opportunità bella consistente, diciamo, la strada dell'attore potrebbe tornare ad essere il tuo piano A, però se la tua strada d'attore consiste in diciamo, comparse che si dilungano troppo nel tempo, allora preferisci Sì, che il tuo piano A diciamo che sia un altro. io Mettiamola così. diciamo l'esperienza di comparsa, anche quando ero più piccolino, a livello artistico, non l'ho mai fatta.
insomma, penso che proprio perché chiunque può fare la comparsa, è giusto che la facciano. Mentre se tu hai una formazione specifica, è giusto aspettare quando si presenta l'occasione per interpretare. Quindi, anche per film importanti, ho sempre c'era la possibilità di fare la comparsa, non l'ho mai voluta fare. Però, insomma, nel momento in cui devo sostenere un provino e qualora lo dovessi vincere, quel provino mi porta a 2 giorni di lavoro, a 3 giorni di lavoro, anche per un film da Oscar preferisco rimanere focalizzato sulla logopedia. Se invece vincere un provino mi porta a lavorare in maniera importante a livello quantitativo e qualitativo in un progetto importante, allora è diverso. È certo che se Perché non l'avevo solo è capito stimolante a allora. livello artistico, però ci sono dei lavori, per quanto tu possa vedere nella logopedia una progettualità, siamo esseri umani, quindi nel momento in cui dovesse veramente nascere un'opportunità irrinunciabile dal punto di vista artistico ed economico, è ovvio che non possiamo farcela scivolare addosso. È chiaro, Certo. ma io penso che qualunque centro di riabilitazione possa comprendere un discorso del genere. Sì, Quindi assolutamente, il certo. ragionamento è questo, cioè i provini per cose piccole non li andrò più a fare. Però chi lo sa, cioè Sì, mai dire mai certo. nella vita, dai. Sì. No, ma infatti era chiaro il ragionamento, cioè della serie, cioè uno deve campare, cioè, oggettivamente. Quindi c'è cioè, un conto se va a fare un lavoro d'attore come si deve, un conto se fa la Esatto. comparsa. No, Era poi, cioè, fin troppo oltretutto, chiaro. colui, insomma, cioè, fa un lavoro per il quale ha studiato, si è laureato, quindi Certo, ha preso, sì. diciamo, una strada ben precisa, non è No, ma poi che. è un mestiere dove io posso continuare a provare quella sensazione di gioco, quella sensazione di giocosità, no? Perché ovviamente non è che vado a fare il commercialista. Sì. O vado a fare il panettiere, comunque vado a fare un mestiere basato sulla relazione con l'altro, basato sull'empatia, basato sul mettersi nei panni dell'altro, e basato anche un po' sulla giocosità, perché è un fallimento fare una terapia logopedica basata sulla noia. Quindi, se non c'è quel pizzico di brio, quel pizzico di appeal nei confronti del paziente, spesso e volentieri bambini, ovviamente si va a spegnere quella scintilla che permette il miglioramento. E quindi il teatro ti aiuta ad avere degli strumenti per catturare di più l'attenzione. Ok, bello, bello. Ti può tornare utile anche appunto lo studio del teatro, quindi unire un po', come dire, forse anche le due cose. Sì, a prescindere, cioè se il bambino è molto piccolo, comunque puoi riuscire ad essere più affabulatorio, se il bambino è più grandicello può scoprire il piacere della lettura grazie a... Cioè, io da bambino ricordo tanti insegnanti che ti facevano magari odiare la lettura perché erano noiosi nella lettura, e invece l'attore forse ha la possibilità di... trasformare una cosa vissuta come un obbligo in qualcosa di più stimolante. Sì, Quindi diciamo che confermo. il mio consiglio Siamo per passati tutti i tutti. logopedisti è questo. Cioè, secondo me Sì, tutti i sì. logopedisti dovrebbero fare un'esperienza, un seminario, un laboratorio di teatro, Vedi, perché non ti avrei mai aiuta un po' a pensato scioglierti. infatti, anch'io non avrei mai A questo pensato, collegamento invece. no, non ci avrei mai pensato. Però effettivamente, se ci pensi, logopedia, logos, se non ricordo male, vuol dire parola in greco, quindi diciamo, sempre lì stiamo. Dire regia. Sì, diciamo che l'attore è un professionista della comunicazione perché deve di volta in volta cambiare dei panni. E il logopedista anche è un professionista della comunicazione perché la deve riabilitare. Quindi sono due facce della stessa medaglia, una scientifica e una artistica. Quindi in realtà io
come dire, mi peserebbe molto di più abbandonare questo mestiere se andassi a fare il panettiere, ma Sì, perché vuoi fare mi sta tutt'altra mancando cosa. poco perché in realtà io continuo a farlo con i bimbi, magari tra un esercizio e l'altro ci ritagliamo 5 minuti per giocare e spesso i bambini piccoli non vogliono giocare con cose tecnologiche, ma vogliono giocare con il gioco simbolico, col gioco di finzione. E quindi quello è teatro fondamentalmente. Ma scusami, ma tu vorresti adesso in realtà, scusami, il logopedista non per forza lavora solo con i bambini, un logopedista potrebbe anche lavorare con un adulto, immagino. Dipende dal centro, di solito ci sono dei centri che hanno un Ok. target più piccolino e dei centri che hanno un target più adulto. Sì, mi pare di capire che diciamo, tu preferiresti lavorare con bambini. Secondo me dipende anche dalla fase della propria vita, cioè in questo momento credo che mi convenga mettermi in gioco con i bimbi. È ovvio che magari un logopedista più anzianotto magari predilige lavorare con gli adulti perché insomma, fare logopedia con bambini molto piccoli ti obbliga un po' a stare a terra, per esempio. È Certo. ovvio che se hai 50 anni, 60 anni, magari preferisci fare logopedia con le persone anziane che hanno avuto un'ischemia, un ictus, perché ovviamente puoi fare, banalmente, puoi fare terapia seduto, Ho mentre con capito. un bambino molto piccolo sei un po' costretto anche a stare un po' a terra, per Sì, esempio. come fai Certo. diciamo, a fare in modo che stia seduto come un adulto? Insomma, per Sì, adulti è un un po' più pochettino sì, difficile. Un po' quindi più difficile. credo che magari tra una ventina d'anni magari mi dedicherò di più agli adulti. Eh sì, ho Sì, capito. sì, sì, sì. Allora, tu aspetta, tu hai già finito, allora l'ultima puntata è già stata trasmessa, la tua Stata ultima puntata abbiamo trasmessa postato il su. 23. Ok, 23, perfetto, ok. ok. E tu hai gli ultimi giorni che hai girato quando sono state? Quindi è già passato un po' di tempo. Cioè, le scene che sono andate in onda Mese di e mezzo. dicembre? Un mese e Un mese e mezzo, mezzo. quindi è già un mese e mezzo, ok. Diciamo che ho recitato con l'albero di Natale a ottobre. È ottobre. C'è gente che fa l'albero anche, diciamo, verso già ottobre-novembre, già fa l'albero, proprio quegli amanti del Natale già lo Mettono fanno. avanti. Ma a questo punto non toglietelo, cioè, lasciatelo in casa e togliete soltanto le palline. Ma perché poi c'è gente che se lo fa a novembre, però non è che lo toglie all'Epifania, se lo tiene anche tutto gennaio, capito? Quindi c'è tutto un periodo. No, a me esteticamente piace molto l'albero di Natale. Sì, no, effettivamente sì, però. Fa molta atmosfera, quello sì. E Sì, quello è vero. poi è noioso smontarlo. Ah, ma Quindi. tanto di solito lo faccio fare ad altri, sia farlo che smontarlo. Io me lo godo soltanto, mi godo l'albero direttamente, già bello e fatto. Non... Ti piace vincere facile, Giusy, è così. Assolutamente, certo, ovviamente. Ok. Che domande. Che cosa ti mancherà del set di Un posto al sole, sia per quanto riguarda, non so, sia attori che persone? Che Con chi cosa hai ti legato mancherà? di più? No, vabbè, io adesso sto sperimentando per la prima volta un mestiere così diverso, no? Da un punto di vista delle responsabilità. Diciamo, non puoi fare il logopedista se non shifti la tua mente in una dimensione più adulta. Mentre puoi arrivare anche a 50 anni a fare l'attore rimanendo un po' bimbo. E questa è la differenza, cioè puoi fare l'attore anche ad alti livelli rimanendo un pochettino egoista, un pochettino narcisista, mentre la logopedia ti obbliga a mettere da parte il tuo ego e a mettere al centro un bambino, mettere al centro il paziente, quindi a comportarti un po' da genitore, no? Perché devi tu organizzargli le cose. L'attore studia il personaggio, però tutti gli organizzano la vita, nel senso che ti dicono,
quali battute devi fare, dove le devi fare, dove ti devi sedere, cosa devi indossare. Quindi sono due mestieri completamente opposti da questo punto di vista. Cioè l'attore è molto coccolato e tutto gira intorno a lui. Nel caso della logopedia, tutto gira intorno al paziente, quindi tu sei soltanto uno strumento nell'equipe multidisciplinare. E quindi la cosa che mi mancherà, però, è giusto che invece io abbia fatto questo passaggio, perché oltre a cambiare mestiere, cambi anche impostazione mentale, cioè smetti di essere al centro di un discorso, e diventi, fondamentalmente, per forza, necessariamente adulto, perché non puoi fare il logopedista senza diventare un adulto, mentre l'attore lo puoi fare rimanendo bambino. Però mi mancherà un pochettino questa leggerezza, cioè questa boccata d'aria, cioè il non dovermi preoccupare di cosa fare perché mi dicono quali scene fare, non mi devo preoccupare dell'altro perché sono adulti, quindi e poi mi manca la soddisfazione di sapere di aver imparato un mestiere, di bene o male saperlo fare, e quello ovviamente ti dà soddisfazione, no? Quindi ovviamente il personaggio mi mancherà perché è un personaggio che diventa quasi un tuo fratello. E poi l'ambiente, ovviamente oggi è un periodo molto difficile da un punto di vista lavorativo, e comunque sono stato fortunato perché per 8 anni ho lavorato in un contesto molto professionale, e non ci dimentichiamo che ci sono delle realtà lavorative difficili a livello teatrale, dove magari si viene pagati con 3 mesi di ritardo, ad esempio, Ma c'è anche quindi. gente che sono mesi che non lavora, ma mesi, mesi e mesi che non Sono lavora. fermi. Tutti, diciamo, le so, io penso innanzitutto a tutte le maestranze che lavorano per spettacoli teatrali, o ma io penso anche ai concerti. Quindi c'è gente che sono davvero mesi che niente proprio. Quindi effettivamente c'è un po' strano, il Sì. sole continua, diciamo, nonostante tutte le difficoltà e le cose un po' strane, ma diciamo, prosegue, ecco. Diciamo che io, allora, come attore, nel mio piccolo, la gavetta l'ho fatta. E quindi quando, senti di aver padronanza di un mestiere, è tutto un po' in discesa. Quindi quello che mi mancherà è quella sensazione, quasi di non star lavorando, nel senso che io dedico tantissime ore allo studio delle scene, delle battute. Però ovviamente quando una cosa la sai fare, cioè hai un po' capito come farla, ti pesa molto meno. Certo, sì. Cioè fare per 4 ore una cosa che sai fare è meno stancante rispetto a fare per 4 ore una cosa che non sai fare. Ti stanchi di più perché ovviamente c'è anche una componente, no, di frustrazione. Quindi mi mancherà quella sensazione, cioè quella sensazione di grande serenità, cioè nel dire so cosa mi aspetta, so dove vado, e quindi è una zona di comfort. Ecco, mi mancherà questo, cioè aver lasciato una zona di comfort. Capito. Eh sì, perché adesso poi con la logopedia avrai una strada completamente Con la nuova da logopedia dover sto ricominciando seguire. da zero, cioè a 29 anni mi Nuovo sto mettendo in inizio. gioco da zero. E io, cioè, mi sento nella logopedia come mi sentivo a 15 anni con il teatro. Cioè, io già facevo teatro a 8 anni, però ho cominciato a studiare e a scontrarmi con il professionismo a 15 anni, soltanto che a 15 anni hai un cervello molto più plastico. A 29 sei un pochettino più rigido. E quindi a maggior ragione io ho voluto lasciare un po' sta al sole perché ogni anno che passa aumenta la resistenza del tuo cervello a cambiare lavoro. Certo. Sì, Quindi è un è po' meno quello il fatto. maleabile. È Sì, è meno, meno sì, maleabile. sei meno malleabile. Ho Più capito. difficile, più difficile. Beh, comunque sei rimasto in contatto con qualche tuo collega di un po' sta sole? Sì, io, insomma, ho abbastanza confidenza con Luca, però
Poi i rapporti si basano anche sullo stile di vita. Quindi se due persone hanno uno stile di vita molto diverso, rimane l'affetto, però fai un po' più fatica ad aggiornarti sulle cose. E poi la differenza grande, per quanto la Rai sia veramente un'oasi felice, perché è un'oasi che funziona, dovrebbe essere la normalità, però è un'eccezione in Italia. La differenza tra la TV e il teatro è che nel teatro tu puoi vivere l'ambiente in comitiva. Quindi fai le prove, si scherza insieme, si vive una sorta di campeggio, no? Quindi si mangia insieme e quindi sì, i rapporti sono molto più cementati. Questa cosa in TV è un po' diversa, nel senso che tu arrivi sul luogo di lavoro, ti metti gli abiti del personaggio, arrivi lì e c'è poco tempo per parlare di se stessi. Bisogna provare la scena e recitarla. Poi, una volta che si è finito, magari io ho finito di recitare, Luca doveva continuare a recitare e quindi poi ci salutiamo. Quindi, forse vorrei un po' smitizzare l'idea, cioè una cosa è un ambiente sereno, una cosa è un ambiente di costruzione come c'è nel teatro. Per condividere momenti extra lavorativi insieme. Sì, spesso si dice il teatro è più bello perché c'è il pubblico. In realtà, secondo me il teatro è più bello perché puoi vivere veramente un gruppo, una comitiva che crea un'opera d'arte. Mentre lì non c'è questo. È molto veloce e il lavoro più grande lo fai a casa tua da solo in cameretta. Un po' più c'è più solitudine in TV. Il teatro invece è veramente Collettivo il teatro, è il teatro è collettiva. collettivo, quindi ti Infatti, senti parte di una squadra. una compagnia teatrale, quindi Non a caso si chiama compagnia, cioè che si va a mangiare insieme. Poi è chiaro, è un'arma a doppio taglio perché se in compagnia ci sta una persona che ti è antipatica. A quel punto è meglio fare la televisione perché lo vedi poco. Infatti bisogna anche beccare la compagnia giusta, effettivamente. Come la vita, dai, come la vita. Però spesso degli studenti di teatro che finiscono, si diplomano in una scuola dopo 3 anni, poi in base alle affinità che si sono create in quei 3 anni, decidono di mettersi insieme e creare una compagnia da zero. Cioè, delle realtà che io adoro. Teatrali napoletane sono delle realtà che sono nate da studenti di teatro che si sono uniti. E quella è la cosa più bella perché ti scegli, Bello. non è la compagnia, che ne so, di Salemme che ti fa entrare, no, è più bello, capire che con quelle 3-4 persone vai d'accordo, Te le scegli, scegli. quello che Però conta. da un punto di vista lavorativo ovviamente hai meno potere rispetto a una compagnia storica. Certo. Assolutamente, assolutamente. Vedi, ci sono i pro e i contro. Beh, come in tutte le Sì. cose, dai. Non Non si può aver tutto. si può Alla avere, c'è sempre lì, alla fine, vedi. fine, va bene Vabbè. una cosa, ma per un'altra invece no. Vabbè. Quindi, Raffaele, il tuo buon proposito per il 2021 è, diciamo, costruirti la tua strada per il tuo nuovo mestiere, ecco, mettiamola così. Sì, il buon proposito è diventare più organizzato e quindi più produttivo, nel senso che a volte quando vivi un qualcosa di nuovo, appunto, fai a cazzotti con delle paure, no? Quindi ovviamente c'è il rischio di sentirsi un pochettino scoraggiati perché percepisci di fronte a te una scalinata molto alta. E quindi il buon proposito è quello di, tra virgolette, farmi scivolare addosso questa pressione, no? Questa pressione da un lato del dover far presto e da un lato del dover far bene. E cercare di, facendomi scivolare addosso un po' questa pressione, essere lucido
ed essendo lucido cercare di imparare sempre di più questo mestiere molto complesso. Ed essere anche costante nel salire questa scala che ti porterà. Esatto. Lucidità e costanza è la cosa che mi auguro di più. Sulla Qualunque costanza devo cosa. lavorarci anch'io, sulla costanza, un po' in generale. La costanza ti fa, cioè, uno ha sempre tanti buoni propositi in testa, però poi avere la costanza di portarla avanti, quella ti frega un sacco, Guarda, è difficile, cioè non è facile essere Sì. costanti, proprio Sì, impegnati. soprattutto in un mestiere in cui, tra virgolette, sei un libero professionista, quindi se fai bene è merito tuo, se fai male è colpa tua, insomma, devi tu essere il controllore di te stesso, mentre ci sono dei mestieri un pochettino più, dove il percorso è un pochettino più fisso, cioè ci sono dei mestieri un pochettino più standard, un pochettino più ripetitivi. Dove il percorso è faticoso, ma è un percorso obbligato. Il logopedista, è più libero, cioè può scegliere, quale corso seguire, in cosa specializzarsi, appunto, no? Quale paziente prendere, quale no, Sì, cioè sei molto libero e questa cosa può. sì, è quello che hai detto tu, sei libero professionista, Sei libero, quindi è tutto, sono tutte scelte. io sono impiegata, tu mi dici quello che L'impiegato devo è molto più fare, io simile lo faccio. all'attore, esatto, perché l'attore così fa, l'attore dice, vado al regista e dice, senti, allora, che cosa vuoi? Vuoi che questa scena sia ridicola, che sia Perfetto, buffa, o vuoi che questa scena sia cioè, l'attore dice, dimmi cosa devo fare, io lo faccio. Invece il logopedista deve guardarsi allo specchio e deve ogni giorno decidere cosa fare. E quindi richiede essere più adulti. Diciamo che qui c'è proprio la responsabilità, delle proprie scelte. Sì, E quindi, anche perché insomma. siamo in un ambito sanitario e quindi la responsabilità non è soltanto etica, ma è anche penale, insomma. Assolutamente, sì. È molto diverso. Continuo a fare i miei progettini, loro mi dicono come farli, io li faccio, me li mando, ti piace, ok, sta a posto, ok, aspetta, devo fare un altro, lo faccio, basta. Io alle 18 ho finito, e basta. Perfetto. Sì, diciamo che quando ottieni un successo come logopedista, però la soddisfazione è molto più grande, perché non la devi dividere con nessuno. Mentre se un Quello film va sicuramente. bene, il merito è anche della costumista, della truccatrice, del regista, dello sceneggiatore, mentre se un logopedista ha successo con un bambino, il 90% è merito suo. Certo, è più difficile da raggiungere, proprio quando raggiunge il risultato, mazza, ce l'hai tutta tu la soddisfazione e il Certo. merito. Doppia. È vero, vedi, non ci avevo pensato. È più semplice, tipo, fare, cioè, più semplice, tra virgolette, forse fare certe attività, però forse la soddisfazione è minore, ecco. Mettiamola Sì, così. diciamo che recitare bene dipende solo da te, cioè nel senso che ti metti lì e in base al talento, in base all'impegno, più tempo dedichi a quella cosa e più ti viene. Mentre il logopedista può essere eccezionale, ma se quel bambino proprio non c'ha voglia, non è detto che ottieni un risultato. Quindi Ho c'è una capito. variabile in più, cioè lì dipende solo da te, perché sei tu e il copione. In quel caso sei tu che devi cercare di essere convincente nei confronti dei genitori e nei confronti del Sei bambino. tu il copione. Eh sì, sei tu, Sì. devi essere tu il copione, sì. Devi tu dare i binari ai genitori. Devi essere, Sei tu che dai le cioè, fare il battute. logopedista è molto più simile ad essere un regista che non un attore. Sì, sei tu Ho che devi capito. dirigere. Sei tu che devi dirigere, esatto. Esatto. Quindi questa cosa un po' spaventa, no? Beh sì, dai, sicuramente sarà un'esperienza un po' difficile, Però però è ti vedo bello un'esperienza che convinto, ti vedo forse, bello convinto, però. diciamo che io sono molto arrabbiato con me stesso per non essere riuscito, no, ad essere più diligente
in questi anni. Però probabilmente se avessi terminato l'università a 25 anni, probabilmente non avrei avuto lo spessore caratteriale, la personalità adeguata per affrontarlo poi una volta finita l'università. Forse adesso, forse è un bene che io abbia finito a 29 anni, a 28 quando ho finito, perché adesso forse ho una maggiore personalità per affrontarlo. Noi maschietti tendiamo a maturare un po' più tardi rispetto a voi. Non tutti, non tutti. Diciamo. No, ci sono anche le No. eccezioni, dai. Ci sono anche le eccezioni, non le conosco, ma immagino ci siano anche le eccezioni. Ci Effettivamente, saranno, qui sì. non è che pensandoci bene, non è Infatti, mentre lo che stavo dicendo, ho detto, ma le eccezioni, quali eccezioni? Vabbè, ci saranno, dai, qualcuno vabbè, sicuro, dai, dai, cioè, uno zero figurati. virgola. Stavi provando a consolarmi, però è stato un tentativo vano. No, non volevo consolarti, no, sinceramente no. Non era mia intenzione consolarti. Ti vedo bello, bello strong da solo, non hai bisogno di consolazioni tu. Sì, hai già le idee belle chiare, quindi questo è Sì, già un sì. grande passo avanti, comunque, perché ci sono molti ragazzi che hanno mille idee per la testa e non, cioè, magari fanno 100 cose e non ne fanno una giusta. Invece, tu sai esattamente che strada percorrere, hai fatto delle scelte importanti, quindi insomma, tanto di cappello. Bravo. Assolutamente. Devo migliorare sul piano del multitasking, perché poi più tempo passa e più, come dire, gli impegni sono diversi più che tanti. Ma Quindi sul multitasking ti possiamo aiutare noi donne, non ti preoccupare, noi siamo è brave col questo, multitasking. c'è questo piccolo svantaggio, nel senso che appunto la comodità del fare l'attore è questa, cioè che hai fondamentalmente poche cose da fare, cioè devi fare bene quella cosa lì, però è quella cosa lì. Mentre il logopedista richiede un combattimento su più fronti. Però, appunto, devo semplicemente abituarmi a farlo. Ho capito. Sicuramente andrà tutto bene, Raffaele. Ma sì, su questo non ci sono dubbi. Ma al limite ci aggiorniamo, nel senso, potremmo fare una diretta un po' più avanti e ci fai sapere come sta andando il Come tuo un nuovo life coach. percorso. No, non mi permetterei, non ne sono in grado. No, sono multitasking, ma su queste cose. Non saprei neanche da dove partire. Va bene. Bene, io direi Enza, che che abbiamo cosa dici? Se fatto. Sì, secondo me, guarda, abbiamo fatto. trattenuto anche fin troppo Raffaele, quindi cioè, possiamo Ma perché ci siamo messi anche. a ragionare, quindi hai capito che il tempo passa quando ci si mette a Infatti, ragionare, quindi. sui massimi sistemi. Filosofeggiamo. Va bene, ti ringraziamo davvero tanto di aver ulteriormente, diciamo, partecipato di nuovo ad una nostra diretta. Sto giro non c'era Mary, c'ero io. E in bocca al lupo per Grazie. questo tuo nuovo 2021, che sarà nuovo anche per noi, però per te è ancora più nuovo Per perché me è ti ancora più occuperai nuovo. ancora più Esatto. nuovo rispetto a noi, ecco. E niente, quindi grazie, grazie della tua partecipazione. No, sono Grazie di stato bene, cuore. fatto piacere. Anche a noi. Va bene, io direi di Salutiamo tutti. salutare i fans, coi fans, aspetta che mi avvicino, coi fans forse ci si vede prima di Capodanno, ma non vi diciamo niente, perché Enza c'ha delle robe che bollono in pentola che non ve le diciamo neanche. No, Quindi no, no, no. forse ci rivediamo prima Bocca di Capodanno. cucita. Bocca cucita. Capito? Buona serata a Preparatevi. tutti. Buona serata. Ciao, ciao ciao. Ciao, buona serata.